Copri raggi giallo fluo. Cosa mi è arrivato? Mi è arrivata la pedivella della marcia. Andiamo ad aprire ah, questo mini mini pacchettino e vediamo cosa c'è dentro. Il bello ragazzi di queste pit bike è che mi sono reso conto che tutta questa Ambaradan costa tipo 30 euro. Guardate che roba, incastrata praticamente qua. Poi qua gli do due punti di salvatura e siamo a posto. Buongiorno mondo, io da questa parte sono Veritalian Idiots, questo è il mio canale ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questo video è dedicato alle prime modifiche fatte a Miss Pamela, ragazzi lo so, lo so, non ho resistito ragazzi, sono un pessimo youtuber. Ragazzi diciamoci la verità, Davide, cioè Veritalian Idiots, è un pessimo youtuber perché tutti avrebbero fatto l'unboxing così, io invece non ho resistito ragazzi. Ho unboxato, ho messo delle storie su Instagram. Anzi, se non mi stai seguendo, vai a seguirmi su Instagram, link in descrizione. E cosa ho fatto, ragazzi? Ho già montato i copri-raggi e sono una cosa stratosferica, ragazzi. Copri-raggi giallo fluo di tutte le modifiche di tutte le parti che io andrò a fare, a mettere, a prendere, togliere, fare, disfare su Mispamela. Trovate tutto ciò che prendo e tutto ciò che mi viene mandato anche sotto in descrizione. Così avete i link se volete anche voi acquistare le stesse cose magari di colori diversi e tutto, sotto in descrizione trovate tutti i link, trovate il link anche di acquisto per Miss Pamela stessa, chi volesse acquistare Miss Pamela e poca spesa tanta resa e volesse una pit bike 125 sotto come lei, come Miss Pamela, sotto in descrizione trovate il link. Ci ho detto però ragazzi, vediamo di essere almeno un tantino professionali, allora vi ho detto che ho montato già i copriraggi fluo, è vero, però alcuni di voi ragazzi su Instagram mi hanno chiesto ma come si montano, come non si montano, ormai io la Pistolata l'ho fatta, li ho montati senza riprendermi e vabbè, fa niente. Però il montaggio è abbastanza semplice ma molto molto faticoso, nel senso che ci vuole un bel po' di tempo e la schiena si distrugge. Comunque, queste qui ragazzi, i raggi, non sono altro che delle specie di cannucce con un taglio aperte, o meglio, sembrano chiuse ma in realtà hanno un taglio lungo tutta la linea della cannuccia, chiamiamola così per comodità. Per andare a metterle voi dovete partire da un'estremità, spesso l'estremità più bassa è meglio. Aprirle leggermente, fare in modo che si apra leggermente la cannuccia, la infilate dentro e pian pianino spingete, spingete, spingete fino a che arrivate sopra. In questo caso, in questo caso le cannucce erano un pochino più lunghe. Dunque non fate altro che prendere una forbicina, prendere la misura, tagliare e dopo completare l'inserimento e questo, ragazzi, è il risultato. Sia nella ruota sì, ovviamente, ragazzi, nella ruota posteriore. A me queste ruote qua piacciono. Guardate che style mi piacciono da far paura. Con l'ausilio, ragazzi, del banco Sega, sempre fantasticamente fantastico della Riobi. Mi interessa, link in descrizione anche di questo. Chiunque fosse interessato, non si sa mai. Noi, a noi che ci piace fare le cose per conto nostro, questa cosa qui è veramente un salvavita. Eh. Le modifiche a MiSPamela non si fermano, ovviamente, ai raggi, vanno avanti, andranno avanti. Cosa mi è arrivato? Mi è arrivato. La pedivella della marcia, ok. Perché adesso ve lo faccio vedere. Quell'altra è inguardabile, quella originale. E qua dentro cosa c'è? Qua dentro c'è il tubicino. No, non ve lo dico. Lo apriamo assieme. Andiamo ad aprire prima questo, prima questo. Apriamo prima questo. Dai, eccoci qua, ragazzi. Con l'ausilio di un bel cavalletto andiamo ad aprire ah, questo mini, mini pacchettino. E vediamo cosa c'è dentro. Per Mispamela, questo è il tubicino dello sfiato del tappo della benza. Perché l'ho preso blu l'ho preso blu perché secondo me con il rosso e il giallo qualcosa che staccasse ci stava bene e dunque ho preso questo tubicino blu ed eccolo qua ragazzi il tubicino dello sfiato montato veramente veramente carino e dà senza dubbio un aspetto più racing a mispamela adesso con le mie belle zampette mi avventuro ovviamente ragazzi a prendere il secondo pacchetto salve mister Michael eccolo qua col cavalletto in mano andiamo strada di ritorno ragazzi per non fare torto ovviamente all'unboxing del tubicino di spiato ci mettiamo nella stessa identica posizione allora questa è la leva della marcia voi mi direte perché hai cambiato leva della marcia ve lo faccio subito vedere ragazzi perché questa è la leva originale della marcia cioè io penso di in vita mia di non aver mai visto niente di così schifoso questo praticamente è un pezzo di ferro brutto oltretutto saldato male che più male non si può Può. È una roba obbrobriosa, ubri cioè, ragazzi, mi rovina tutta la moto, non è neanche troppo stabile. E oltretutto, come vi ho detto in uno dei video precedenti, quando è arrivata, era totalmente storta. Cioè, questa leva qua probabilmente aveva sbattuto contro la gabbia di metallo e dunque si era stortata tutto, ho dovuto metterla in morsa per raddrizzarla. Comunque, è una schifezza colossale. Invece, ragazzi, questa qua è tutto un altro mondo. Andiamo a tirarla fuori. Ah. All'interno troviamo questo portachiavino qua, interessante, bello di gomma. Ci sta, ma non perdiamoci in ciacole e tiriamo fuori con le maniere ah, buone. Oh, ragazzi, questa è la leva del cambio. Direi che è tutto un altro mondo rispetto a quel catorcio che c'era. Come potete vedere, la differenza ragazzi è nettamente abissale. Adesso andiamo a montarla sopra, vediamo come sta. Oh ragazzi, monta, è eh, tutto un altro mondo. È tutto un altro mondo. Allora ragazzi, ho dovuto faticare non poco perché, vedete, qui c'è la scatola, il box del cambio. Il problema è che, come potete vedere ragazzi, qua sotto non c'è veramente spazio. Dunque le ho provate un po' tutte. Alla fine sono riuscito a trovare un bullone giusto. Devo essere sincero, ho tirato giù un po' di saracche, però alla fine ce l'ho fatta. Sono riuscito a stringere il pezzo, metterlo dentro quasi a battuta, inserirlo e poi con una chiave... Del 10, un po' più limata, un po' più piccola, sono riuscito ad andare a stringere bene. Direi che adesso è a posto. Oh, yes! oi oh, raga allora facendo un salto spazio temporale di circa due ore da quello che avete visto prima cosa ho fatto? ho smontato interamente le plastiche e la sella che sono un pezzo unico o meglio sono avvitate si può cambiare poi qualcuno di voi mi ha suggerito di mettere una sella piatta effettivamente sarà più comoda il bello ragazzi di queste pit bike è che mi sono reso conto che tutta questa ambaradan costa tipo 30 euro cioè non costano veramente niente perché mi spamele così? perché ho innanzitutto avuto grosse difficoltà ad avviarla perché era veramente ingolfata e ridotta molto molto male, quel cavolo di carburatore secondo me tra pochi giorni se ne andrà fuori dalle balls, ci ho detto cosa ho fatto, una cosa che non avrei voluto fare perché esteticamente non mi piace però mi ha veramente salvato soprattutto il mio piedino bello perché mi fa un male cane, ho rimontato lo so, non insultatemi lo so la batteria, nel senso momentaneamente l'ho rimontata qua cercando di fare un angolo per quanto possibile più carino, poi la mia intenzione sarà andare a tagliare questo punto qua e montarla probabilmente qua internamente che secondo me vista anche da dietro sarà molto meglio ci ho detto ragazzi allora non ho ancora acceso la moto ho preso in mano la fotocamera ho detto devo farlo con i miei amici di youtube spero che vada tutto bene dunque il cablaggio è della batteria naturalmente positivo positivo negativo negativo ma cosa ve lo sto a dire a fare e vediamo subito come va dunque ragazzi aria tirata all'insù chiave la giriamo tastino lo mettiamo su on Ragazzi, allora la batteria l'ho tolta, adesso vedete che ha un aggancio qua, l'ho tolta, ma qui fa veramente schifo vicino al terminale di scarico. Dunque io pensavo di andare a creare una staffa qua, adesso ho preso il flessibile perché? Perché io andrei a riutilizzare, ragazzi, questa, questa struttura in metallo nella quale la moto era imballata. Dunque secondo me io adesso vado a tagliare col flessibile qua, vado a creare i buchi per la staffa e vado a metterli lì, dopo saldo tutto venire fuori una cosa interessante ragazzi stavo armaneggiando per vedere dove metterla come vi ho fatto vedere prima adesso mi è venuto un lampo di genio e mi domando perché questi amici cinesi non ci hanno pensato prima cioè o sono bigolo io può essere ma perché non l'hanno messa qua sotto la batteria che non dava fastidio da nessuna parte è coperta dalla sella adesso faccio una cosa provo lì nei due bus a mettere delle fascette e vedere come e se regge bene la batteria poi vediamo ragazzi io mi domando perché non c'è hanno pensato comunque fatto sta che adesso l'ho puntata improntata con due fascette però guardate la differenza rispetto a prima che era qua e poggiava praticamente contro qui rispetto adesso che praticamente come quasi tutte le batterie del mondo volendo si potrebbe venire anche un po più su adesso studio un po la carta del burro per farla quasi incastrare qua e io sono a posto manderò una mail una pack ai progettatori della pit bike e gli dirò ragazzi datemi una percentuale che ve la riprogetto io guardate guardate che roba incastrata praticamente qua direi assolutamente top adesso vado a piegare queste due antennine queste due orecchiette in modo tale che questa orecchietta arrivi qua quest'altra orecchietta arrivi qua e dopo qua gli do due punti di saldatura e siamo a posto allora la saldatrice qua chi volesse comunque utilizzare la stessa mia link in descrizione ho già piegato qua vedete ho piegato a regola d'arte adesso vado a dare dei puntini di saldatura e poi posso mettere la batteria ho già fatto la prova ho Mettendo la batteria reale dentro, con le carene, tutto a posto. Eseguito alla perfezione, oddio la perfezione, io a saldare sono un cane, nel senso si vede proprio. <ride> Vabbè, devo imparare ragazzi, comunque sia, prima o poi ce la farò, però in sostanza di là invece ho dato dei punti molto meglio. La batteria è a posto, oh, adesso sì che è una batteria incastonata, adesso andiamo a mettere sopra le plastiche, direi che è finito, ah, devo attaccare qua il fusibile. E questo ragazzi è il risultato finito, vi sfido a vedere dov'è la batteria. Questo, caspiterina di cinesini, questo dovevate fare. Oh ragazzi, la batteria... Batteria è saldata, montata sotto, ah, ovviamente queste fascette qui sono per i cavi. Eh. La batteria è saldata, si vede lo scarico bene, sembra quasi che non ci sia se guardate bene da qua, quasi praticamente sembra che non c'è. Ragazzi, ce l'ho fatta. Peace.